Infatti non a caso anche il titolo Oltre l'8 marzo è stato fatto artatamente, perché non credo che bisogni parlare delle donne soltanto un giorno all'anno, ma si lavora per, più che per le politiche femminili, per le politiche di genere che sono a favore delle politiche familiari, dell'intera famiglia e quindi della società. La donna purtroppo vive ancora in un momento di difficoltà nell'assurgere a posti e ruoli di vertice, ma vogliamo con la giornata di oggi dimostrare che volendo, con la caparbietà, la determinazione e la passione che le donne mettono quotidianamente nel lavoro, dimostrare che si può effettivamente raggiungere, si possono raggiungere ruoli apicali. Racconto poco, fondamentalmente dico che è con la determinazione, con la pervicacia, con la tenacia che si riescono a cambiare gli eventi della vita e a mutare quindi anche dolori e anche inciampi in successi. Naturalmente per ciascuno di noi il concetto di successo è diverso e per me il successo è stare bene con me stessa innanzitutto, avere una mente sempre effervescente e vivere fondamentalmente di passioni e di emozioni. Io odio il termine festa e quindi l'8 marzo è una ricorrenza, è una celebrazione, ahimè, di un evento dolorosissimo e come tale deve essere ricordato e deve essere commemorato. Per il resto è qualcosa che si deve vivere tutti i giorni con la nostra testimonianza costante e con il nostro esempio, e solo in questo modo, soprattutto relativamente alle nuove generazioni, ai bambini fondamentalmente, noi riusciremo a dare il giusto insegnamento anche su questo argomento. Ecco, allora una donna che quasi a 70 anni ritorna qui a ripetere quelle cose che le ha dette nelle barricate di 50 anni fa, vorrebbe e sicuramente viene qui per dare una testimonianza di quello che è stato in un passato con scarsissimi mezzi, perché noi non avevamo certo nella rete, nella capacità di comunicare come oggi. E viene qui a sollecitare le nuove generazioni che forse non vivono il disagio della differenza, perché quello è già superato, loro non immaginano neanche che cosa volesse dire non essere considerati pari ad un uomo, perché quelle sono già periodi vecchi steccati appartenenti alla nostra mia generazione. Ma chiedo alle donne di spolverare quel coraggio che forse oggi manca, il coraggio di venire fuori e di gridare la propria identità di donna. Ecco, oggi sollecito alle giovani ragazze, siate capaci di riaffermare la vostra identità femminile.